Assente il sindaco Biondi, il Consiglio Comunale di oggi si è aperto con la discussione dell'ordine del giorno del capogruppo PD Stefano Palumbo sul Masterplan del San Salvatore, un progetto di riqualificazione di quell'area illustrato anche dall'Ateneo Aquilano di recente, che prevede la trasformazione della zona in una vera e propria cittadella a servizio dell'università. Un percorso intrapreso da tempo da Palumbo, ma il Consiglio Comunale dice no, con 16 voti contrari, 11 favorevoli e 2 astenuti. Risale al 2002, mi sembra, l'accordo di programma, quindi sottraggiunta tempesta per la riqualificazione, appunto, la trasformazione da sanitario in universitario, direzionale, lì del San Salvatore. Grazie a quel percorso è stato possibile poi da parte dell'Università costruire l'attuale sede di scienze umane e acquisire con delibera CIPE il patrimonio del San Salvatore, e oggi a luglio in realtà l'università ha presentato, su richiesta della precedente amministrazione, un master plan che prevede appunto la riqualificazione del complesso con la realizzazione di un polo bibliotecario, una sala congressi, la casa dello studente con annessi servizi e soprattutto, diciamo, una riqualificazione dell'area con una piazza, che sarebbe una piazza intera a disposizione dell'università e che si collega con un altro pezzo di riqualificazione, che è quello di Viale della Croce Rossa, dove già nella precedente amministrazione abbiamo portato in Consiglio Comunale l'approvazione e che prevede la realizzazione di un parcheggio di 400 posti interrati in Viale della Croce Rossa e un percorso meccanizzato che collega Piazza San Basilio. Quindi, diciamo, questo sarebbe il completamento di un percorso di riqualificazione che abbraccia e coinvolge un'area molto grande, che va da Viale della Croce Rossa fino a Viale Duca degli Abruzzi, e quindi mi sembra, insomma, un intervento degno dell'attenzione del Consiglio Comunale. Fiacca di argomenti, l'assise civica, si è parlato anche dei recenti disordini in Venezuela, grazie al consigliere Ferdinando Colantoni, che ha presentato un ordine del giorno, e del permesso di costruire in deroga relativamente a un fabbricato in via Buccio di Ranallo. Venerdì intanto un nuovo Consiglio Comunale, questa volta straordinario, per parlare di malattie mentali e disabilità psichiche.